Nell'antico testo degli Yoga Sutra del II secolo a.C., Patanjali descrive così lo yoga. Yoga Citta Vritti Niroda. Yoga è la cessazione dei movimenti dell'attenzione. In questo stato l'osservatore si ferma nella propria natura. In qualsiasi altro stato, invece, c'è l'identificazione con i movimenti dell'attenzione. Oggigiorno la nostra attenzione è attratta da mille distrazioni e stimoli e passa continuamente da una cosa all'altra. Facciamo fatica a concentrarci su una cosa sola per più di qualche minuto e, in generale, la nostra capacità di attenzione sta diminuendo sempre più. La sindrome da deficit di attenzione nei bambini è in continuo aumento. Questo fenomeno è legato al sovraccarico di informazioni e di esposizioni ai media e non accenna a diminuire. Oggi vedremo come possiamo riappropriarci della nostra attenzione, come purificarla e utilizzarla per il nostro bene e per il bene degli altri. La nostra attenzione, che è una qualità basilare del nostro sé, è come uno schermo bianco che viene colorato dalle nostre esperienze, dalle nostre attività e dai nostri pensieri, creando false identificazioni e proiezioni. L'attenzione può essere paragonata a filamenti di ferro che vengono attratti da un magnete e si dirige verso ciò che entra nella nostra consapevolezza. Quando cominciamo a lasciare andare tutto ciò che disturba la nostra attenzione e ne diventiamo maestri, iniziamo a gioire pienamente del nostro sé. Srimati, could you say something about maintaining our attention so that it stays where it should and doesn't get diverted into trivial things? Rustam has asked a very practical question. It's true that to keep the attention where it should be. You see, for everything, you have to do some exercise, abhyas. Not before realization, after realization. The best way is to learn how to watch yourself. Just not sitting here. Just put yourself into a position from where you watch yourself. Now, what am I doing? This is the abhyas, this is the study. Apart from mantras, apart from anything, the abhyas is the practice. Practice of becoming a witness. And the witness is the spirit state. Then attention will not go. I mean, you will see everything, it's there. But attention will be inside. Try to practice this. Am I a witness? That's how the attention can be fixed very well. If you practice abhyas, practice all the time to be witness. Say you go up, out, you see something, just try to see it, not to think about it. Be a witness of the whole thing. The joy will be complete and also you will become absolutely peaceful. Your attention will be completely enlightened. And then the inspiration you will get will be tremendous. Da un altro discorso di Srimataji Nirmala Devi sull'importanza dell'attenzione. Per un Sahaja Yogi la cosa più importante è preservare la propria attenzione. Questo è chiamato Citta Niroda. Dove sta andando? È una cosa talmente preziosa per me. Dove sta correndo? Cercate di rimanere concentrati.
non permettete alla vostra attenzione di essere ballerina. Gradualmente svilupperete la vostra concentrazione sempre più. Potete guardare la mia fotografia. È la cosa migliore. Concentratevi, portatela al vostro cuore. Fate che sia integrata nel vostro cuore. Una volta che questa attenzione è libera, stabilizzata e illuminata dallo spirito, possiamo utilizzarla e indirizzarla là dove serve. So let the attention be free. Attention should not be bound by your attachments. Attention should be absolutely free. So it works automatically. And you will be amazed, even if you do not pay attention, the attention will work. It is such a great thing to have this spiritual attention, which is nothing but love. It will just act. You'll be amazed how it happens.